Allora, ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Francesco Rossetti o Fra Ross, come ti chiamano? Fra. Però sui social ti trovano come Fra. Fra Ross Tattoo 8. Perché mi è stato rubato il profilo e quindi ne ho dovuto creare un altro. Ah, sì. Però faceva figo, sembrava che ne hai 8. Cioè, sì, sei importante. E poi l'8 è il mio numero fortunato. Quindi... Anche il mio, allora, anche il mio. Allora, sei. Sei in giro ovunque, sei in Italia, hai base a Londra, giusto? Sì. Però nasci in Italia, ovviamente. Sì. Ti sei spostato a Londra per, suppongo, lavoro. Sì, anche un'esperienza proprio di vita mia personale, però sì, dai, principalmente per quello, anche perché ho iniziato in casa e avevo bisogno di mettermi alla prova, di crescere, di fare esperienza, ecco, sta, anche nell'ambito lavorativo, diciamo. Lo stavo per fare anch'io, poi non sono riuscito, però stavo andando a Londra anch'io tanti anni fa. Bello, carino Londra. Mi sento un po' un numero di Londra, uno dei tanti, capito? Lo so, perché siamo personale. in tanti, sì, troppi, sì. Ultimamente troppi. Però ho visto che c'è una forte moda del tanto grosso fa niente se fa schifo. Sì. Cioè, tanto. Sì. L'importante sì. è tanto, ho visto braccia orribili, sì, cose... è pieno. Meglio, più lavoro per noi, per poi, sistemare. Acne è una zona nera, quindi non sai la percentuale di neri che io tatuavo. Sì, cioè, sì, un disastro. Acne, sì, è zona proprio... Un disastro. Una cifra. E infatti lì fai scuola proprio, perché una volta che passi la pelle nera hai vinto su te. Hai vinto. Stensi che viene via, pelle che si gonfia. Non vedi, si gonfia, esatto. Pelle dura, è vero. Esatto. Un'altra cosa bella, ero in fianco a una palestra e tutti i ragazzi, anche per fare una letterina sul polso, arrivavano a dorso nudo. Perché lì poi tato in strada, sì, senza sì, privacy. Senza una regola. Nudi, poi. Così, sì, una letterina sì. A dorso nudo, vabbè, esibizionista. Vabbè, acne è una piccola, cioè una realtà diversa da, secondo me, da proprio Londra, da dove ho lavorato sempre negli altri... Sì, che prima era molto molto peggio, l'hanno rivalutata sì, qualche anno fa, sì. Perché prima era proprio... L'est in generale è la zona, diciamo, un pochino più... In che zona sei tu di Londra? Io ho vissuto 3 anni a ovest, 3 anni a ovest, che è, diciamo, la zona quella ricca, però non ho mai lavorato a ovest, ho sempre lavorato Oxford Street, che è proprio in centro, sì. Centrissimo, poi 2 anni a Elephant and Castle da un tatuatore italiano di Udine, che vive là ormai da 20 anni, e adesso sto lavorando al Parliament, che è a nord di Londra, Finsbury Park, e al Soul City Market, che è un nuovo studio che è un viandante. Io dove voglio andare vado. Un ragazzo itinerante. Però certo, adesso andrai anche al in America, ben, forse. Sì. Ci sta. Forever o esperienza, chi lo sa, è vero. Ci sta. Però minimo un anno, perché sotto contratto il minimo un anno per star lì, perché sai, adesso non è più facile come prima, magari come un po' d'anni fa, adesso sono diventati un attimino più rigidi anche a livello con la visa. Decidi di avere uno sponsor che già da là ti assumi, esatto. Ti assume un po' più sbatti. Come sarà anche Londra tra un po', perché con la Brexit... Ma spero di no, però. No, però se vanno avanti a fare sti numeri qua, sì, sarà un bel problema. Sarà un bel casino. Però vabbè, io i miei 4 anni a Londra li ho fatti, quindi può bastare così. Capitolo Londra, credo che quindi sì. Quindi se volete un tattoo suo, non so mai se tornerà, quando e dove, perché. Non lo so. Non si sa. Cambia idea molto facilmente. Seguitelo, magari non parte neanche. Magari adesso dico che vado in America, poi non ci vado. Io sono fatto così, quindi vediamo. Ok. Soggetti particolarissimi, composizioni strane, cioè padroneggi dalla solarina al grafico, al real, al puntinismo. Perché tutto sto stile qua così folle? Cioè nasce da dove? Oddio, cosa ti posso dire? Boh, nasce da me, non so, è nato così. Allora, il discorso delle linee, c'è una storia dietro, una piccola storia. Allora, nel primo studio dove lavoravo a Londra, quello Oxford Street, era il mio primo studio di tatuaggi, perché sì. sono un autodidatta, quindi e diciamo che ero l'ultima ruota del carro, cioè nel senso c'era un ragazzo molto bravo spagnolo che infatti mi ha fatto questo corvo, questa medusa, e comunque molto bravo e aveva già la sua strada, sì. Un ragazzo cinese ugualmente molto bravo, e io ero l'unico che quello che c'era da fare faceva, e di questa cosa ne soffrivo perché
comunque vedi persone, cioè i tuoi colleghi che hanno delle strade, oppure vedi un... E io invece, hai capito? A te va, no, allora daglielo lui. Lui, scrittine, robe così, e io mi stavo male. Allora, io comunque nasco dal disegno e mi piace disegnare. Fa scuola però, ti insegna certo, a fare tutto. Tutto, ti adatti a fare tutto e serve, anche le scritte piccoline, le cose ti aiutano nella precisione comunque, cioè a me piace fare le scritte ogni tanto. Sei artistico. Ecco, no, ma guarda, poi ogni tanto c'è qualcuno che mi chiede: mi fai una scritta col tuo stile? Cioè, cosa vuol dire? Cosa te la faccio? A righe. Comunque, no, ritornando al discorso, come è nato tutto questo discorso delle linee, un giorno ero veramente nervoso perché volevo riuscire a fare qualcosa. E questo tatuatore spagnolo mi viene vicino e mi fa: ma quando tatui sei veramente pulito con le linee? Usa le steccazze, si può dire cazzo? Sì, si può dire. Usa le steccazze di linea, perché comunque sei pulito, è inutile che continui a fare questi disegni realistici, sfumature, robe così. Allora ho provato a fare un po' di geometrico, ma comunque non ero soddisfatto, perché comunque appunto nasco dal disegno, mi piace l'arte figurativa, quindi solo geometrie ornamentali non era la strada mia, quindi ho detto: come posso fare a integrare linee nel disegno figurativo? Poi ho iniziato a capire che cambiando lo spessore delle linee riuscivi a creare dei livelli. È macchinoso, sì. A livello. E poi non uso filtri perché ci sono tatuatori che fanno una cosa, un lavoro simile al mio, però loro possono fare anche una foto a te, tipo che fanno un ritratto, mettono su Photoshop e il filtro fa tutto, certo. Gli dà l'effetto. Sì, sì. Invece no, io mi disegno il disegno normale, poi dopo vado a mettere linee fine, linee spesse, giusto gli spessori, e creo comunque l'effetto che voglio. C'è dietro dello studio. Sì, non tanto, tanto. E i soggetti invece sono, vedo tanti teschi ad esempio, sai, cioè sono scelti a caso, te li chiede il cliente. No, la maggior parte dei disegni che pubblico sono disegni miei, che poi magari il cliente viene in studio, guarda lo sketchbook e dice: voglio quello, e magari per lui ha un significato tutto suo. I miei disegni invece hanno dei significati, parlano di me, parlano di esperienze che ho vissuto, che possono essere esperienze comunque che puoi aver vissuto anche te. Sì, sì. Magari ti ci ritrovi nelle canzoni. Esatto. E il teschio comunque non c'è, solitamente sai, un simbolo di morte, diciamo. Invece in molti dei miei lavori è più un simbolo d'amore, non l'amore nel senso felice, però magari una delusione d'amore, cioè tratto dei temi che riguardano quello che ho passato, quello che ho vissuto, quello che sto vivendo, quindi... Di te parlano? Parlano di me, sì. Egocentrico. No, scherzo. Un po'. Vabbè, ma ci sta, ma dietro ogni cosa artistica c'è parte di chi l'ha fatta. Certo. Non è che puoi parlare di terzo, magari racconti la storia ma dai tuoi occhi, quindi c'è sempre una parte sì. Tua. Hai sempre fatto questo nella vita? No. No? Così fatto di bello nella vita, dai. Così fatto di bello nella vita. Legale anche tu. Legale. Allora, ho fatto di tutto. Barista, fabbrica, metalmeccanico, di tutto. Ho provato un po' di tutto. Ci sto. Pizzaioli, questo è un pizzaiolo a Londra che era la fine del mondo. No, portava tutto tranne che pizza. quando apriva quel cartone tu non eri di quello che tirava fuori. Però arrivavo con le pizze. Certo, sì. Devastante, si rimase davvero malissimo quella sera lì. Arriva che la Pizza Hut apre. Ah, Pizza Hut. Sì. Poi fa pure cagare quella, sì, vero? Ma non c'era la pizza. Lo so, però pizza, solitamente Pizza Hut quando ti arriva la pizza fa cagare. E faceva venire la fame quella roba lì. Quindi prima di fare questo stile hai sempre fatto tutto, poi hai trovato subito questa strada? È stata, cioè, è iniziata, anche se vai giù nel mio Instagram e vedi i primi lavori, sono molto più semplici. C'è anche qualche color, forse del rosso, sì. Che adesso hai proprio snobbato. No, ho snobbato, però non è così semplice creare dei design con dei disegni comunque... No, mi piace usarlo, però è l'unico colore, tra l'altro, che mi piace usare, il rosso. Forse il colore sarebbe più comodo per fare quel multilayer che tu fai, invece trattando solo linee spesse, grosse, è più difficile dare questi sfondi.
Cioè, se tu usassi un colore dietro, se puoi fare la foto in bianco e nero, un rosso diventa grigio. Certo. Invece crearselo è più difficile forse, creare quello che fai tu solo con il bianco e nero, o comunque grigio, insomma, quello di grigio. Ma il rosso comunque sarà un colore che... Tornerà. Sì, sì, tornerà sì, di tornerà, moda. Sì, perché il rosso tornerà di moda. Per Fra Rossetti esatto. Il rosso tornerà per esatto. Ti capita mai di rifiutare un lavoro perché non in linea con quello che vuoi fare, o esce troppo del tuo stile? Tu oggi fai solo quello? No. Cerco sempre di fare un po' di tutto. Ovviamente quello che faccio io è la parte che a me piace. Vuoi fare quello. Poi magari ci sono dei lavori che rifiuto, anzi. Hai voglia? Sì, sì, tanti. Ad esempio, vabbè, spesso mi fa ridere che quando ho dei clienti che mi contattano: ciao, ho visto il tuo Instagram, adoro i tuoi lavori, volevo un watercolor. Allora non è che cazzo hai visto? cioè, infatti non so cosa... Ma sono belli, io amo quei clienti lì però, sì, cioè, ti rallegrano la giornata, sono fantastici. A me invece me la rovinano perché sono un tipo un po' nervoso. Ma quindi una scritta nel tuo stile non me la fai stasera? Io volevo una scritta nel tuo stile. teschi, visi... Ma che sarebbe... non sarebbe poca... Ah, ma qualcosa roba. Dai, magari posso... Sono 10 anni che non mi tocco, 10 anni che non mi tocco. Vuoi proprio iniziare oggi? Con una scritta no, assolutamente. No, mai, mai sarà così. Qual è l'ago che ti fa sentire a casa? Dice, adesso arriva una mezz'oretta bella perché uso questo. Metto un paio. Allora, ero un amante del 5 da linea. Ma adesso sono più amante del 9 da linea. Del 9? Sì. Del 9. Prima più 5-3. Era un 5-3. Adesso è 9. 9 mi sento sicuro. Sembra sempre piccoli negli anni, gli anni. Sì. Ma è sempre, magari tra un paio d'anni ti dirò il 14, magari. No, non credo, perché mi sta proprio sul cazzo il 14. Anna che mi disse che per il 14 è poco adesso, non so più come fare. Sì? Mentre devo saldare tre anni insieme. Il 14 è piccolo, come è piccolo il 14? Poi io uso spesso il Turbo Liner, che mi fa la linea un po'... Cioè un 9 magari è più di un 9, è un pochino più largo, mi piace come, però è difficile, soprattutto un tipo di aghi che producono solo a Londra, è un negozietto che produce solo sti, li chiamano i loose, però i loose che trovi qua non sono i loose che trovo là, quindi appena sono tornato in Italia un attimo ero in crisi, sì. Toccherò usare un 11, sì, sì. Toccherò usare un 11. Macchinette, bobina rotativa? Linee, bobine, okay. Riempimenti, sfumature, che non fai? come no? Riempimenti che non fai? Vabbè, riempimenti un po' di nero, dai, mi piace accostare il nero solido, infatti sto molto lavorando su... Cioè, mi piace molto mischiare il dotwork con linee e comunque mi piace anche mettere ogni tanto dei blocchi di nero, perché comunque gli crea quel contrasto che magari solo le linee... E il puntinato ti può rimanere un po' leggero, capito? Quindi ho bisogno di contrasto e quindi vado a mettere il nero. Sì. Trovo anche che i tuoi lavori escono anche tanto perché hai deciso di non farlo in Italia. Perché se tu facevi in Italia, tipo andavi a Napoli, ma come fai a contrastare la pelle così? No, però essendo a Londra c'è tanta gente bianca comunque, ma rispetto qua all'Italia. Guarda, più che per quel motivo credo che... cioè. Tanto questi ultimi anni ho girato mezza Europa, quindi lavoro in diversi posti e l'Italia e la Spagna sono i posti in cui lavoro di meno. Ma io credo che sia più per un fatto, non lo so, che è una cosa magari quello che faccio, adesso ormai vabbè è un paio d'anni che la faccio, però che può risultare, sai, la novità a volte ti può spaventare. Ricordo l'anno scorso sono andato alla convention a Roma e non ho tatuato. Perché comunque ho notato che tutte le persone andavano sul realistico, traditional. Ci sono dopo posti più adatti per quello che fai e posti meno adatti. E la Spagna, io lavoro l'Italia e mi dispiace sta cosa perché comunque è casa mia, quindi anche se mi sento più a casa a Londra ultimamente. Siete a casa a Londra? Sì. Sentirsi a casa a Londra è difficile, però. Lo so, ma Londra l'ami, la odi, però quando l'ami, l'ami. Come le grosse città. Una cosa bella che apprezzo di Londra è che è una città enorme, ma è talmente organizzata bene che te la passi da lato a lato con i mezzi, sì, non hai bisogno di niente. Con una semplicità. Magari ti fai un'ora in metro, sì. Però ti siedi e lei ti porta dove vuoi. È comoda. Cioè, ogni tanto ti fa sclerare perché ci sono dei momenti che proprio penso basta, lascio tutto,
torno a casa e chi me lo fa fare? Poi il giorno dopo dico, oh, ma dove vai? Un po' deprimente, però è comodo. Sì, no, a me manca solo il mare di casa. Cioè, aspetta, anche un po' la famiglia, gli amici. Non dimmi che non ti manca il cibo. Gli amici. Il cibo... Sei abituato al cibo di Londra? No, è che io sono un po' particolare sul cibo, okay. Non mangio niente. Ah, ok, vivi di aria. Vive di aria. Va bene. Una cosa che ami o una cosa che odi? A zero, no? Sulla tua, anche io. Dove non ti posso fare anche liste di persone che odio? No, una cosa. Se le consideri cose, sì. Se le odi così tanto da considerarle cose, no, sì. No, dai, facciamo i bravi. Cosa amo, cosa odio? Nel nostro settore odio i tatuatori che fanno le superstar. Perché alla fine, cioè... Che c'entra, è bello essere artisti, a me piace fare questo lavoro anche per lo stile di vita che faccio, comunque sono libero di viaggiare, libero di fare quello che voglio, c'è tanta libertà, però alla fine facciamo dei disegni, non è che salviamo le vite, cioè, capito? E quando vado in certi posti e ci sono tatuatori che si presentano come, non lo so, cioè c'è sta moda un po' dell'artista. Io sono convinto che nel bene o nel male facciamo tutti la carta dello stesso buco. Appunto. Chi più comodo, chi meno. Appunto. Chi che spinge, però secondo me io quello che sto cercando di fare è appunto fare vedere che dietro tutto questo mondo montato c'è gente normalissima. Certo. Cioè, voglio dire, non è che perché... Cioè è davvero difficile, avere un ambiente chiuso, poi se le città davvero sono grandi... È davvero difficile muoversi, sì, vado lì, molto. Non vado là, convention alcune, sì, no, è un ambiente, esatto. Tutti gli ambienti artistici, io faccio ballo, sì. Conosco gente che canta e tutto il mondo artistico è uno, cioè io lo metto prima lui, io lo metto prima l'altro, è tutto sì, così. Sì, è così, è vero. Però l'Italia è tanto così, ma come ho già detto anche, c'è tanta invidia che per me è una cosa bellissima, ma in positivo, cioè l'invidia esatto. Di cazzo, guarda quello là, cosa è bravo. Cosa posso fare esatto. Per... Non l'invidia di merda, perché io non sono all'altezza, allora mica dico che lui è così, inizio a sputare, sì, esatto, ecco, quello è una cosa nel nostro settore che odio, proprio non la mando giù, che amo la mia famiglia, i miei amici, che sono veramente importanti, cioè quei pochi ma buoni sono veramente qua importanti. O là, gli amici? Un po' qua, un po' là. Qua, un po' là. Sono fortunato perché ce n'ho due là e un po' qua. Ah, ci sta, ci sta. E il mare, e l'alba, ecco cosa amo. Ci ami il mare, che cacchio ci fai? ma infatti... Amo il mare, amo gli amici e la famiglia, stavo in bravo, sei pazzo. Aspetta, ma sono tornato adesso, perché solitamente quando torno anche 2-3 giorni la prima cosa che devo fare è alba. Cioè perché e l'ho fatta sabato scorso nonostante ero stato in guest a Conegliano dalla Malafede, ero stanco, abbiamo fatto una bella festa, una bella serata e poi dopo l'alba è qualcosa, cioè meglio. A Londra non c'è neanche l'alba, no, c'è le nuvole. Ci sono i muri, apro la finestra, c'è un muro davanti. Bello quel giallo tipico, odio, però. Il grigio no, odio, però vabbè. Ognuno c'ha il suo, ogni posto c'ha il suo lato pro e contro, sì, magari esatto. Quello di pro saranno di più. Va bene, dai, tocca anche te a citarmi tra i tatuatori italiani. No. Che stimi. Preferisci dirne tre che ti stanno sul cazzo? No, preferisco non dire niente. No, devi, sennò sta cosa poi non va avanti, no? Aspetta, adesso ti dirò tre nomi. Allora dirò tre nomi di persone che non di tatuatori che non conosco personalmente. Inventa, chi cazzo controlla se esistono? Francesco Di Badia. Allora, Romina Inc. Aspetta, no. Cioè, la domanda che mette più in crisi tutti, cioè, ma perché sai qua questo mondo come funziona. Una te la giochi e dici stimo tantissimo Cesar Inc. Ok. E te la giochi così. Ok, no, aspetta, qualcuno che ti conosco, cioè, ti ho detto, tu non ti ricordavi di me, ma io già ti conoscevo. Vediamo di brutto. Che non conosco, di che zona è? Lui credo che sia umbro, non vorrei dire una cazzata, ma aperto a Fano, uno studio.
Allora, vabbè, uno potrebbe essere Pietro Serda. Ok, ma tornerà in Italia poi? La gente ti, cioè, ci potrà fare un pezzo da te prima o poi? Prima o poi sì. Ok. Ma c'è modi che non... Io decido la mia vita settimana per settimana. Quindi, un anno è là comunque, magari... Un anno è là, poi... ecco. No, so che ovviamente se voglio tornare prima della fine del contratto, dopo, vabbè, avrò da pagare una penalty. Certo. Come si dice? Sì. Vabbè, quella. E... È preparato. Tre mesi qua in Italia, credo vado su, già non è che lo parlo benissimo, quindi... No, aspetta, dai, altri due tatuatori, ti ho detto se è da... Dai, in italiano. Ah, Brando Chiesa, fa colori e io solitamente non sono... No, ci sta però, però è molto, molto, molto bravo e non lo conosco di persona, conosco solo i suoi lavori. E poi un altro, magari te ne dico, dai, uno che fa bianco e nero. Basta, abbiamo detto tutto. Salutiamo Francesco. Fatto, salutiamo ciao. Francesco. Ciao, lo vedremo tra un po', non si sa quando. Tra un po', non si sa quando, ma magari ancora rimane. Boh, no, vediamo. Addio, basta. Ciao. Ciao.